Ciao a tutti, facciamo questa ricetta veloce veloce. Ho sciolto il mio licoli con una parte dell'acqua della ricetta. Poi ho aggiunto le due farine, eccole qua. Man mano poi ho finito di mettere l'acqua mentre giravo in planetaria. Porto ad incordatore, naturalmente ho messo anche il sale e ho fatto girare una quindicina di minuti presso a poco e poi vado a fare le pieghe in ciotola. Faccio soltanto un giro di pieghe, dopodiché copro il contenitore e lascio l'impasto a temperatura ambiente fino al suo raddoppio, quindi è inutile che vi dica i tempi, 4-5 ore, il tempo che ci vuole, per raddoppiare. Come sapete dipende molto dalle temperature. Eccolo qua. Quando è arrivato il raddoppio, lo giro sul piano di lavoro. Come vedete, è cresciuto molto bene, è aumentato di volume. Eccolo qua, lo faccio scivolare e ora, senza toccarlo, senza fare pieghe, vado direttamente a fare le pezzature. Lo divido in quattro, con questa dose, quattro cazzotti, ci vengono bene. Ok, poi li formo in questo modo, piego, quindi come vedete le pieghe comunque vanno fatte adesso e poi vanno messi a lievitare. Avvicino i lembi, piego ancora, arrotolo, metto un po' di semola perché appiccica un pochino l'impasto. Come avete visto prima non ho messo farina. La metto ora, ma la semola. Finisco. Ok. Come avete visto, ho fatto pochissimi passaggi per fare questi cazzotti. Quindi in giornata si può fare benissimo se si inizia la mattina. Metto un po' di semola. Altrimenti, se c'è la necessità di rallentare un pochino la lievitazione sul primo impasto, potete metterlo in frigo e poi riprenderlo e tenerlo a temperatura ambiente. Questo dipende dai vostri tempi. Ora io le adagio qui sopra il telo, sempre con la semola sotto. Ho usato un recipiente grande che ci vanno tutte e quattro, e però ecco, faccio così in modo che non si attaccano. Ecco qua, ce le metto tutte e quattro, dopodiché le copro sempre con il mio telo. Questo è il telo, sapete che uso, lo avete visto già altre volte, lo uso per coprire gli impasti. Alla rovescia però, con la stampa che sta dentro e metto a lievitare ancora. Adesso qui è la stessa cosa, 2-3 ore, dipende molto dalla temperatura che avete in casa. Ed eccoli che si sono gonfiati, sono raddoppiati, insomma sono cresciuti abbastanza. Io direi che è ora di infornare. Il forno è già a temperatura, ne cuocerò due alla volta perché tutte e quattro non credo che ci vanno, mi si attaccherebbero. Il forno, dopo 10 minuti che ho infornato, lo abbasso subito a 220 perché sono piccoline, ci vorrà comunque meno tempo di quello che di solito ci vuole per un filone o una pagnotta. Eccolo qua, poi abbasso ancora a 200. All'incirca 40 minuti per la cottura, regolatevi con il vostro forno. Ho spruzzato acqua all'inizio con uno spruzzino per 2 volte ed eccole qua, sono pronte. Come vedete con il taglierino non ho affondato molto, se affondavo magari si sarebbero aperte un pochino di più, però va bene così, sono belline. Bene amici, vi ringrazio della visione e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!